Scelto da Masterchef è Cirio. Salvare Atena e l'umanità intera. L'umanità intera? Cosa vuoi dire? Voi siete invasori! Invasori? No, tu sbagli. E sai di sbagliare, dunque non sprecherò fiato per spiegarti. Ho tempo solo per scoprire il tuo punto debole. Punto debole? Non ne ho, sono invulnerabile, dovresti saperlo ormai. Perché insisti tanto? È testardaggine senza senso la tua, perché è impossibile scoprire ciò che non esiste. Assuma dei rischi, è l'unico modo per vincere. Sì, prudenza! Purtroppo non posso, è deleteria la prudenza contro costui. L'arma risulterebbe del tutto inefficace. Osserva ora l'esempio che ti viene impresso a vivo fuoco, guardami! Dragone! Ecco il drago dell'estremo nord! Segreto. Dragone, peccato che questa scoperta non ti abbia dato in frutto la vittoria, perché purtroppo per te il dragone nascente si è fermato sulla mia armatura. Ebbene così, posso dire di aver assolto il mio compito. Sono pienamente soddisfatto. Soddisfatto? Ma... Non l'avevi capito. L'unico mio intento era quello di indicare a Pegasus dove colpire. Nient'altro, solamente questo. Mostrargli il punto esatto, ma non con parole, con azioni. Pegasus, a te l'alto compito della sconfitta del settimo cavaliere. È nelle tue mani la salvezza. La salvezza di Milady e dell'umanità. Sirio! Coraggio! È svenuto. Ed ha rischiato la vita per aiutare voi. Cosa vuoi fare? Grazie a Sirio non rischierò la vita. No, non più di tanto. Lui mi ha indicato la strada. A me non resterà che seguirla. È stata un'ennesima prova della sua amicizia. Ha rischiato la vita al posto mio. Non lo deluderò. Preparati alla sconfitta, Orion! Ciao a tutti ragazzi, nella live di oggi ho fatto vedere il video di quando Orion affronta i nostri eroi, i nostri cavalieri di bronzo, per come antipasto per la live di oggi, che è dedicata solo ed esclusivamente a scopo dimostrativo per quanto riguarda Orion della Sendo Seiya, come potete vedere, con l'armatura bianca. Vediamo se si connette qualche persona in più e iniziamo. Intanto io sistemo le ultime cose qua, così non ci sono sorprese e neanche rotture di scatole. Ragazzi, Orion della Sendo Seiya con l'armatura totalmente bianca, o stile argenteo, per che dir si voglia, insomma. Un pezzo tra i più rari, nonostante non è Bandai, nonostante non c'entra nulla con Sensei, ma è semplicemente un fake. Q
cui però, attenzione, questo modello non si trovava nelle bancarelle di qualsiasi nazione nel periodo storico dei nostri Cavalieri dello Zodiaco. Questo modello della Sendo Seiya è uscito dopo l'anno 2000, quindi è abbastanza recente, nonostante appunto sia uno dei falsi. La particolarità è che, come vedete, c'è il disegno originale con la sua colorazione storica, però come vedete qua è totalmente argenteo, non è assolutamente colorato. Vi faccio vedere intanto il retro, che è praticamente identico a quello Bandai, vedete? Questa diretta è incentrata soltanto su questo modello. Vediamo se si connette qualcun altro, se no parto. Capisco che poi la gente stia lavorando, però purtroppo i miei orari non ci sono orari fissi, e quindi quando posso, ben volentieri, tanto poi comunque sia dopo potete vedere il video anche in differita, quindi senza problemi di sorta. Questo personaggio, al di là del costo, che reputo veramente molto eccessivo in generale, il vero problema è trovarlo. A parte che Orion bianco così non esiste soltanto di questa versione, però questa è quella più ricercata, più voluta dai collezionisti vari, soprattutto chi ama il diverso, la variante diversa. Invece che avere l'Orion originale, preferisce magari avere la particolarità. Nonostante uno possa dire, vabbè, è totalmente bianco, però francamente parlando io lo adoro alla follia. Nonostante rimarrà qui nel suo box, non è un oggetto che metterò esposto nella mia vetrina della mia collezione personale. Allora, Jack scrive, sono in pausa, lavoro, bello questo Orion. Sì, adesso praticamente parlerò un pochino di questa edizione. Come dicevo, il prezzo solitamente è molto alto, ma al di là del costo, il vero problema è proprio trovarlo. Perché nonostante è un'edizione recente, quindi non è, come ho detto prima, dell'edizione storica, non è così facile da trovare. E quindi questo alza molto il prezzo, al di là di come sia messo a livello di condizioni generali, però è chiaro che comunque sia, se il box è troppo scolorito o manca questo pezzo o è rovinato quell'altro, è chiaro che tutto scende notevolmente di prezzo. Poi ci sarà sempre il venditore che dirà sì, ok, non è perfetto ma è raro. Beh, sinceramente parlando, se uno deve spendere 200 o 250 deve essere in condizioni più che eccellenti, al di là che magari abbia i copripiedi immacolati, che non sia stato mai aperto, eccetera eccetera. Diciamo che a livello di prezzo, un prezzo onesto, se, che ne so, è stato usato, non è perfetto o manca questo o manca quello, diciamo che sarebbe comunque sui 100 euro. Ma è difficile trovarlo veramente a quel prezzo. È chiaro che se invece hai copripiedi immacolati, non è stato mai aperto, quindi magari è stato aperto il box ma non il contenuto, se è totalmente immacolato, allora lì possiamo parlare anche di un prezzo sui 250 o addirittura superiore ai 250 euro. Però vabbè, non siamo qui a parlare di prezzi, anche perché il mercato varia a seconda dei momenti. Oggi vale 250, domani può valerne pure 300 o anche di meno, dipende tutto dalle richieste in base alla disponibilità anche di questo prodotto. Allora Leonardo scrive, siccome sto storto col video, quindi sicuramente anche voi vedete il video più largo, però io i commenti li leggo al contrario.
Lo sai, non amo particolarmente i fake, ma le varianti particolari come queste sono comunque carine. Sì. Io non sono tanto per i fake, nemmeno io. Anche perché poi dopo, alla fine, andremo a vedere meglio il prodotto. Non vale assolutamente 200 o 250 euro. Parliamoci chiaro, questo, se veniva venduto nelle bancarelle all'epoca, si poteva trovare benissimo a 15.000 lire, che ne so, 10.000 lire all'epoca. Però, come ho detto prima, questo prodotto non è uscito nel periodo storico. A maggior ragione, non essendo proprio neanche vintage del tutto, non dovrebbe valere così tanti soldi. Però il problema è che purtroppo è un personaggio rarissimo da trovare. E già trovarlo è un miracolo, e quindi poi dopo chi lo vende cerca di farci più soldi possibili. È chiaro che in questa edizione che ho io, nelle condizioni in cui è messo, molto probabilmente qualcuno lo venderebbe pure a 200-250 euro. Vi garantisco che non l'ho pagato quel prezzo, altrimenti non l'avrei neanche preso. Anzi, devo ringraziare il nostro buon Paolo che ha permesso a me di realizzare questo piccolo desiderio che nutrivo da tanto tempo, perché, come ho detto prima, non sono uno che ama tanto i fake, eccetera, eccetera, però questo è sicuramente un personaggio da avere, anche perché Orion è sicuramente dei personaggi di Asgard uno dei miei preferiti, ricorda molto un particolare della mia infanzia, però averlo così con questo box mi rende veramente più che orgoglioso della mia piccola e umile collezione. Vabbè, vedo che si stanno connettendo altre persone, vedo che comunque qualche commento c'è. Per chi si fosse connesso adesso, poi comunque il video lo potete vedere dall'inizio una volta che è concluso. Oggi parleremo solo ed esclusivamente del prodotto Sendo Seiya per Orion. E andremo a svelare alcuni particolari che sono scaturiti in questi ultimi giorni, cui, vabbè, lasciamo perdere, vi dirò la reale verità, ma ci arriveremo con calma. Mostro nuovamente il retro, è molto simile all'originale Bandai e se andate a vedere bene, non so se si nota, la tuta che si intravede da parte delle gambe è nel box di colore nero o molto probabilmente il rosso, siccome è bordeaux, è venuto scuro nella foto. Sta di fatto che una volta aperto il prodotto, come spesso e volentieri capitava sia con i Bandai che c'erano disegnati qua i prototipi anziché poi il prodotto finito, e come capita anche con i fake, cui magari il colore della tuta è in un modo, poi dopo vai ad aprire ed è totalmente l'opposto. In realtà il corpo di Orion è identico a quello originale Bandai, quindi un rosso molto scuro, un rosso bordeaux, ma non è assolutamente nero. Un'altra particolarità dei Sendo Seiya è che, diversamente dai Bandai, vedete il disegno è stampato così, ma se andiamo a posizionarlo in questo modo vedrete che il lato di apertura, il disegno è stampato al contrario, mentre se andate dall'altro lato, il disegno è stampato nel modo corretto. È un'altra delle particolarità dei box Sendo Seiya, non è soltanto su Orion. Io ho Mizar, che sarebbe praticamente Alcor versione Sendo Seiya, e ha la stessa cosa a livello di box. Quindi, se voi come me mettete i box uno sopra l'altro e mettete il box col disegno in questo modo, noterete che poi dopo è al contrario. Quindi, o fate così oppure lo capovolgete direttamente. Comunque sia, non c'è altro da dire, a parte tutte le scritte giapponesi, qua cinesi, non ne capisco una mazza. Però comunque sia, ripeto, è un prodotto molto molto difficile da trovare al di là delle condizioni, però è chiaro che se le condizioni non sono perfette, perché ho visto Orion venduti con il box totalmente scolorito, sì, magari il prodotto poteva essere pure eccellente dentro, però se non è neanche immacolato, quindi non è mai stato neanche toccato,
Non mi puoi chiedere 250 euro o 300, 200, quello che è. Sicuramente il prezzo scende, perché per quanto può essere raro, per quanto può essere ricercato, però se le condizioni non sono eccesse, assolutamente 200, 250, ma anche no. Comunque andiamo a vedere l'interno. Come vedete si apre da questo lato dove c'è il disegno. Lo apriamo molto piano, delicatamente, come tutte le cose in generale, e questo è ciò che esce. Ovviamente poi ci sono anche le nostre bellissime istruzioni della Sendo Seiya, cui sono scritte in giapponese, cinese, non lo so, comunque. E sono identiche a quelle originali dove comunque viene montato il personaggio. Però, se notate bene, la stragrande maggioranza, anzi tutti i prodotti fake della Sendo Seiya, hanno le istruzioni fotocopia. Se voi pensate, una volta che comprate questi prodotti, che qualcuno vi ha fatto la fotocopia delle istruzioni, no, vi sbagliate, non vi hanno fatto la fotocopia, ma semplicemente sono fatti proprio così. Ci sono addirittura istruzioni molto più scure che veramente sembrano non fotocopiate una volta, ma la fotocopia della fotocopia della fotocopia. Questo invece è fatto comunque bene, però se andiamo a vedere bene i dettagli, si vede che è come essere stato fotocopiato, ma in realtà è proprio il suo originale. Sono fatti proprio così. Ed ecco qua, ragazzi, il nostro Orion. Questo poi, oltre che essere in condizioni eccellenti, ha anche i copripiedi, vedete, immacolati. Non sono stati mai staccati. L'interno è identico all'Orion Bandai, sia quello storico che quello giochi preziosi, eccetera, eccetera, nel senso di inserimento dei pezzi. Perché qui nel vano sotto i piedi, come sempre, come tutti gli Orion in generale, troviamo, come ho detto prima, i copripiedi, i due copripiedi. Poi troviamo la coda del totem e ovviamente non può mancare la mascella. Se riesco a prenderla, che sta la mascella, una delle mascelle dell'Emo. Magari vi capiterà un Orion in cui le mascelle sono messe tutte e due nel vano sotto i piedi. In realtà una delle mascelle dovrebbe essere sempre qua, mentre la seconda la mettono sempre qui. Vale sia per i Bandai che per non Bandai, anche perché il polistirolo era stato costruito diversamente da poter mettere proprio dove sta, da mettere proprio la mascella. Comunque sia, non c'è molto da dire su questo personaggio. È identico a livello di inserimento nel polistirolo a quello Bandai, però la particolarità, la bellezza, nonostante è un colore semplice, però guardate che bello. È vero che il prodotto Bandai dell'epoca, sia la versione europea che la versione Japan, non somiglia molto a livello di colorazione all'Orion visto nell'anime, è praticamente come Mizar Total Black, chiamiamolo così, però guardate che bello, come ammicca, come splende, ma più che altro, ed è questa la particolarità dei Saint Seiya, cui alcuni personaggi hanno sia parti plastiche che metalliche, ma l'Orion bianco è totalmente di plastica, di metallo, a parte i piedi del personaggio, non c'è veramente nulla, è totalmente di plastica, il che ha il vantaggio che in una vetrina sicuramente ammiccherebbe molto, soprattutto con la luce del sole. Però le parti plastiche hanno sempre il problema molto scomodo del cinturone e del pettorale. Voi vi chiederete perché?
perché essendo plastica comunque molto sottile e molto fragile, quando andate ad aprire le alette sia del pettorale che del cinturone, è molto pericoloso perché poi dopo andando a chiudere o andando a smontare il personaggio potreste rischiare veramente di rompere tutto. Attenzione però, queste cose possono succedere anche con i bandai, quindi con le parti metalliche, ma vale per qualsiasi personaggio questo discorso. È chiaro che l'edizione HK, l'edizione, qualsiasi edizione scegliete, bisogna sempre stare attenti in generale. Ok, però è chiaro che questi prodotti Bandai, quelli storici, hanno più di 30 anni e quindi per quanto un prodotto sia anche di metallo, quando aprite le alette dovete stare più che attenti. Poi è chiaro che per quanta attenzione fate, se deve succedere, succede. Quindi non c'è molto da dire. Era soltanto per farvi vedere uno dei prodotti più ricercati dai collezionisti, soprattutto in Sud America, soprattutto in Francia, in Spagna. Anche qualcuno in Italia, come sottoscritto, possiede questa edizione. Ma andiamo a parlare meglio di una cosa che è scaturita negli ultimi giorni da parte di alcune persone, ossia il corpo di Orion, vedete? È totalmente rosso. Vedete? Dico questo perché nonostante è un fake, qualcuno magari può capitare di ricevere un Orion con la tuta bianca o di qualsiasi altra voglia colore. Non è così, ragazzi. L'Orion di questa edizione, Saint Seiya, ha il corpo totalmente quasi identico all'originale Bandai. Vedete? Niente di più, niente di meno. Ovviamente poi dopo sotto troviamo scritto Made in Taiwan con la sigla L per il piede destro e ovviamente la sigla R sul piede sinistro con la sigla anche ROC. Roche. Come dicevo, vi sto mostrando questo perché se vi capita di ricevere un Orion con la tuta bianca, nera, gialla, di qualsiasi colore, sicuramente non è quello della Saint Seiya. Magari, che ne so, chi l'ha avuto si è rotta la tuta o che ne so, si è rotto un braccio e ha sostituito con un altro corpo. No, deve essere totalmente di questo colore. Non vi potete assolutamente sbagliare. In più, ha le braccia come nel V2, non ha la parte colorata qui, ma tipo dragone di smeraldo per intenderci, come Pegaso di fuoco, ha le braccia proprio come i cavalieri di bronzo, seconda armatura. Ragazzi, io non sto leggendo i commenti perché in questo momento sto facendo la diretta, quindi figuratevi un po'. Comunque, ragazzi, ecco qua. Il nostro omino di Orion. Ovviamente, essendo comunque totalmente di plastica l'armatura, non andrò a montare il personaggio, era soltanto per mostrarvi il prodotto. Niente di più, niente di meno. Anche perché se qualcuno pensa che questa qua è un'edizione del 1988, si sbaglia di grosso perché come potete vedere anche il polistirolo è diverso da quelli classici, ma si vede che è abbastanza moderno, nonostante è molto sottile, però si vede che non è proprio datato come personaggio. La particolarità sta al di là che possa piacere o meno Orion in questa versione, ma il vero problema è che molto probabilmente ne fecero pochissime copie e se ne trovano ancora di meno in giro. Nonostante è un prodotto del 2000 e quindi lo rende molto costoso, soprattutto per questo fatto. Al di là che possa piacere o meno, ma il vero reale motivo è che costa tanto proprio perché di copie ne sono state fatte poche, in giro se ne trovano anche meno. Solitamente è un prodotto che si trova più nei paesi latinoamericani. In Italia un prodotto del genere non lo si trova proprio, bisogna andare sui siti taiwanesi
o comunque cose particolari, ma veramente non è così facile da trovare questo personaggio. Ed eccoci qua, ragazzi, Orion Bianco. Io adesso leggo un po' qualche commento, vediamo un attimo se c'è. Vabbè, Paolo scrive: Frank, fammi pubblicità, se ti rivedi il video. Ho già detto grazie a te che me l'hai fatto avere, hai realizzato un desiderio che avevo da quando ho iniziato a collezionare questi modelli, da quando ho scoperto che esisteva questo Orion. A dire la verità, lo sapevo ancora prima di iniziare a collezionare i vintage, perché comunque andando in giro su Google, se scrivete Siegfried di Alpha Vintage, sicuramente scalando fra le varie foto riuscirà anche questa edizione. Quindi comunque sia, io già da prima che creassi questo gruppo conoscevo questa edizione. Vabbè, comunque la stragrande maggioranza, tutti i commenti contenti. Buongiorno, quanto quota questa edizione? Giuseppe, come ho detto nel video prima, solitamente il massimo del prezzo che l'ho visto in giro è stato sui 250-300 euro. Attenzione però, per quanto possa avere i copripiedi immacolati, il box perfetto, io non ci spenderei mai 250-300. Spenderci 250 dovrebbe essere proprio un nuovo. Mai aperto il box, mai aperto l'interno, oppure magari che il box è stato aperto, però il polistirolo, il blister sono totalmente immacolati. Allora, se una cosa la trovi in questo modo, magari 250 ci potrebbe pure stare. Non voglio, come posso dire, aiutare chi fa prezzi così alti, perché io non ci guadagno assolutamente nulla. Però il problema è che, come ho detto prima, non si trova facilmente questo personaggio. E quindi è un grande problema. Questo fa alzare molto il prezzo, perché poi alla fine è totalmente plastica. Qui bisogna stare pure molto attenti quando lo si monta, e quindi bisogna veramente che la spesa valga l'impresa, perché è chiaro che un prodotto così, a livello di qualità, non è che vale 250 euro, varrebbe forse appena appena 15 di euro, mettiamole 20, ma un po' come l'edizione 2000 da parte di Giochi Preziosi. Però il problema è che ne hanno fatte poche di copie, non si trova, è molto molto difficile, almeno in Italia, trovarlo. Come ho detto prima, si trova soprattutto su siti taiwanesi o comunque anche su eBay, magari si può trovare ogni tanto. E soprattutto nei paesi latinoamericani, questo è un prodotto che anche loro fanno fatica, ma che facilmente lo trovano in modo più facile rispetto poi a noi poveretti italiani. Comunque va bene, ragazzi, vediamo se c'è qualche altra domanda. Vi piace questa diretta? Fatemi sapere, perché se siete contenti di questa idea, che è stata una mia personale idea, non farò vedere solo Orion, ma farò vedere anche altri personaggi, sempre particolari, sempre essendo Seiya e non essendo Seiya. Quindi, ragazzi miei, fatemi sapere nei commenti, sia adesso durante il video, sia anche per chi dopo guarda questo video, perché so già che sarete tantissimi. Solitamente si arriva anche a 1000 persone che guardano una diretta, a volte anche di più, a volte anche di meno, dipende poi le persone. Quanto tempo hanno a disposizione, dipende se magari quella cosa interessa, eccetera, eccetera. Quindi, ragazzi miei, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, perché poi dopo sicuramente farò altri video per quanto riguarda gli altri personaggi, fake, varie versioni, eccetera, eccetera. Quindi. Allora, come scrive il buon Paolo, se gli altri essendo Seiya hanno parti totalmente di plastica? No, non è così. Ci sono molti essendo Seiya che hanno anche la parte in metallo. Questo Orion qua è sempre e solo di plastica. Ci sta anche le parti metalliche, per farti l'esempio di Tethys, che se non ricordo male, la versione essendo Seiya di Tethys possiede anche parti metalliche identiche al Bandai. Però la stragrande maggioranza dei prodotti essendo Seiya sono totalmente di plastica. L'unica cosa di metallo sono appunto i piedi.
Comunque ragazzi, nei commenti fatemi sapere se il video vi è piaciuto, perché sicuramente poi appena avrò un po' di tempo farò altre live per quanto riguarda le altre versioni. Mi raccomando ragazzi, facciamo crescere il canale, o meglio il gruppo Facebook. Come ha detto il buon Paolo ieri nella sua diretta, invitate i vostri amici, i vostri parenti. Se non sapete come fare, mi potete scrivere in privato e vi mostrerò come si fa. Però, al di là di questo, quando vi capita magari di comprare un personaggio, che sia su eBay, che sia su Marketplace, che sia su altre piattaforme, mi raccomando, invitate sempre tutte le persone che vi vendono i prodotti o che vi interessa qualche prodotto nel nostro gruppo di Facebook Saint Seiya Vintage Legend Italia, perché il gruppo io l'ho creato, ma non è assolutamente mio. Il gruppo è dedicato a voi, è vostro, e quindi è anche giusto che più siamo e più ci divertiamo, anche perché lo slogan già lo conoscete: un gruppo, una grande passione. Io vi saluto ragazzi, perché vedo che non ci sono altri commenti. Poi magari come sempre mi scrivete in privato, WhatsApp, Messenger, e chi più ne ha più ne metta. Io vi faccio vedere per l'ennesima volta questo box, che non ha nulla a che invidiare a quello originale, ma la particolarità è sicuramente Orion disegnato, stampato sia col totem che con l'armatura bianca. Ripeto, questo non è un prodotto dell'epoca storica, quindi non si poteva avere la fortuna di trovarlo nei mercatini o nelle feste di paese o chissà dove. Sta di fatto che è un prodotto abbastanza recente, del 2000, ma è sicuramente un prodotto che fa parte della storia di questi modellini, nonostante non è vintage, almeno per il momento. Ed è veramente un prodotto che io adoro, una di quelle edizioni che un collezionista o comunque tale non dovrebbe assolutamente lasciarsi scappare. Non esiste solo Orion con l'armatura totalmente bianca, esiste anche Mizar con la versione Saint Seiya, attenzione a quello che sto per dire, esiste Mizar con la versione Saint Seiya con il box, con l'armatura disegnata Total Black, e l'interno è anch'esso Total Black, mentre esiste un'altra variante di Saint Seiya cui il totem è bianco come Orion e dentro troviamo Alcor. Quindi magari il personaggio qui, come per Orion, Mizar troverete l'armatura nera, ma se trovate il totem bianco dentro ci deve stare Mizar con l'armatura bianca, che sarebbe una buona variante per Alcor, mettiamola così. Quindi ragazzi miei, non è soltanto Orion che esiste con l'armatura bianca, ma esiste anche Mizar, che sarebbe Alcor, ed esiste anche Thor di Asgard, anche lui. Quindi non vi potete sbagliare. Però anche per quanto riguarda Mizar, come ho detto prima, il corpo di Orion bisogna stare attento che sia di colore rosso bordeaux. Per quanto riguarda Mizar della Saint Seiya, che magari se nei commenti scrivete che il video vi è piaciuto, sicuramente farò vedere anche Mizar e la particolarità di quel prodotto. Come dicevo prima, anche Mizar possiede il box col disegno originale di Mizar, ma con l'armatura nera, e nel box poi dopo invece troviamo l'armatura bianca. Quindi attenzione, se vi capita un Mizar con l'armatura bianca ma dentro l'armatura è nera, in quel caso hanno fatto scambio di box, perché i motivi possono essere tanti. C'è sempre chi cerca di fare il furbo, c'è chi magari non lo sa involontariamente, quindi magari gli è capitato quella scatola e l'ha messa dentro. I motivi possono essere tanti. I feedback, un venditore, eBay e non eBay, può essere il miglior venditore di questo mondo. Questo non significa che quando ci sta un feedback positivo vuol dire che quella persona sia la più onesta di questo mondo. Le furbate purtroppo le fanno in tantissimi, non immaginate quanti. Vabbè, è chiaro che per Orion è molto difficile fare determinate furbate, perché un pezzo, essendo tutto bianco ed essendo un pezzo unico, non è che sia così facile trovare pezzi sfusi di Orion, quindi anche lì c'è molto da dire.
Allora, Giuseppe ha scritto: diretta molto interessante, seguirò di sicuro anche le altre, quante varianti a me sconosciute fino ad adesso. Grazie, Frank. E non immagini ancora quante altre varianti ci siano, però ti invito nel gruppo ad andare sulla lente di ingrandimento posta sopra tutti nel gruppo e di scrivere edizioni, e quando scriverai edizioni ti uscirà fuori tutte le cose che io ho scritto su ogni singolo personaggio. Se tu vai nella sezione dedicata ad Asgard, troverai non solo questa Saint Seiya, ma troverai tutte le edizioni di Orion, tutte le edizioni di Mizar, Thor, Megrez, Pegasus di Fuoco, Dragone di Smeraldo, insomma troverai veramente il mondo. Oltre, invito tutti voi ad andare a scrivere versioni e troverete tutte le versioni, troverete veramente di tutto, anche valutazioni, se voi scrivete valutazioni. Vi escono tutti i dossier che io ho fatto sulle edizioni di qualsiasi annata ed edizione con i relativi prezzi, in base ai prezzi di mercato, in base alla correttezza di quel prezzo. Insomma, in questo gruppo veramente ragazzi che siamo quasi a 4.000 iscritti e ogni giorno piano piano cresciamo sempre di più. Però veramente ragazzi, se voi andate sulla lente di ingrandimento troverete il mondo. Io ho fatto infiniti dossier per quanto riguarda ogni singolo modello, ogni singola edizione, ogni singola annata. Veramente un lavoraccio infinito, soprattutto la serie di Asgard, di Nettuno, mettere tutti i fake con gli originali, cioè catalogare ogni singola cosa in base poi anche a livello di annate, non è stato affatto facile. Comunque ragazzi, rimanete sempre in questo gruppo. Se ricevete troppe notifiche, non andate via, basta silenziarle. Cioè, magari troppo spesso pubblichiamo troppe cose, a qualcuno può dar fastidio. Però, ragazzi, cioè, è normale, un gruppo deve anche essere attivo. Non vogliamo essere un gruppo morto. Quindi, se magari un post dice: Madonna, che rottura di scatole, è questo, è quello, è quell'altro. Cioè, ragazzi, veramente non andate via, perché per chi veramente è intenzionato a conoscermi sempre di più in generale, questo gruppo sicuramente fa per voi. Io vi saluto, ragazzi, un bacio, o meglio, un abbraccio virtuale. Noi ci vediamo alla prossima, quando capiterà. Però è chiaro che se questo video, e ripeto ancora una volta, scrivete se vi è piaciuto, che se vi è piaciuto, io continuo con queste dirette, che è stata una mia personale idea, dove mostrerò appunto il prodotto. Ciao ragazzi, buona giornata e alla prossima. Ciao ciao!